Lo sta Antonio? Sto qua. Buongiorno. Sentiamo solo la voce. Dimmi, dai. Buongiorno. Ultime quattro tappe per il traguardo, no? Sì. Sì, ultime quattro tappe, ultimo mese, che non è un mese poi, ma all'incirca, insomma, di fuoco, quattro partite che possono dire ancora delle cose, visto e considerato che stanno tutti lì, insomma, ci sono degli scontri diretti. È chiaro che queste quattro partite c'hai un margine d'errore molto ridotto, eh? Come le altre. Ha solo uno scontro diretto all'ultima giornata, sì. Tutte le altre avversarie ne hanno tre, sì. O due. Sì, ci sono degli incroci, però non è che le partite che andremo a affrontare noi sono meno impegnative, perché noi dovremo misurarci poi con squadre che probabilmente saranno ancora in lotta per non retrocedere, quindi non è che diventa una passeggiata facile. E quindi ci sarà ancora da fare belle prestazioni, da fare bene, perché comunque gli avversari che verranno qui a giocare con noi o quelle che andremo ad affrontare, tipo l'Avellino, ancora hanno degli obiettivi importanti. Quindi chi l'avrebbe detto, il padre deve sperare anche nelle disgrazie altrui, no? In quello dovevamo, fino a poco tempo fa, abbiamo sempre dovuto sperare sulle disgrazie altrui, tranne un periodo che poi avevamo fatto uno sprint eccezionale e ci eravamo posizionati in una zona di classifica che ci poteva permettere anche di stare un po' più tranquilli, però poi il campionato di Serie B è sempre in evoluzione, la storia la sapete, ci sono state delle problematiche e ora siamo lì con i nostri 51 punti insieme ad altre squadre che erano partite con gli stessi obiettivi nostri. Stai lì, stai lottando, devi cercare di rosicchiare punti, di vincere le partite fino alla fine dell'anno. Come arriva il Bari dal punto di vista degli uomini? Sono costretto a ripetere quello che ripeto da una marea di tempo, ma perdiamo giocatori in una maniera impressionante, ne abbiamo persi in altri due e quindi è un problema. Il nostro problema alla fine è stato solo quello lì, perché noi quando siamo stati tutti qua, con l'organico bello competitivo, specialmente con i giocatori davanti, abbiamo dimostrato di essere una squadra che andava a fare tutto quello che c'era da fare in maniera perfetta. Poi è normale, abbiamo cominciato a perdere pezzi, specialmente in un reparto che era quello che noi avevamo più, diciamo, rinfoltito con l'arrivo di Floro Flores e Galano, e con lo stesso Parigini e con centrocampisti con attitudini chiaramente offensive, perché i nostri problemi nel girone d'andata erano stati eravamo un po' sterili, vi ricordate, no? Poi bene o male di dietro ci abbiamo sempre messo una pezza, perché noi tranne la partita con, parlo sempre della mia gestione, tranne la partita col Trapani abbiamo dato sempre segnali, insomma, di grande solidità, anche quando abbiamo perso non è che ci hanno preso a pallonate, per farla breve, ci hanno fatto mezzo tiro in porta. Lì non avevamo problemi, i problemi li avevamo davanti e poi guarda caso abbiamo perso questi giocatori e i problemi sono ancora lì davanti, perché anche oggi tutto sommato siamo giusti in campo, siamo bene, però siamo poco, non facciamo gol da 4 settimane, no? Quindi il problema è ritornato quello che c'era all'inizio, che avevamo messo a posto con Galano e Floro Flores e che purtroppo per i motivi che conoscete bene siamo tornati un'altra volta come eravamo. Addirittura la questione si è ulteriormente, come si dice, complicata, perché hai perso Morleo fino alla fine del campionato, hai perso per un problema al ginocchio al legamento, hai perso Fedele per lo stesso motivo, per un problema al movimento, hai perso Donucci che ci ha avuto un problema muscolare, eccetera eccetera, è un continuo, insomma, perdere i giocatori, peccato. Mister, in attacco appunto è venuto anche, diciamo, un pass che il Bari vive fuori casa, sono 617 minuti, le chiedo che tipo di accorgimenti. Stiamo cercando di vedere che variamo sempre il sistema, cerchiamo di mettere i giocatori vicino a Maniero che è rimasto solo lui davanti. Abbiamo perso pure Rajčević, poi non ci dimentichiamo, che cerchiamo di dargli una mano, a volte con due esterni larghi, poi abbiamo fatto qualche accorgimento, gli diamo un po' di come si dice, di aiuto, però i giocatori che abbiamo oggi sono questi, abbiamo una punta vera di ruolo e adesso sono tutti trequartisti, mezze punte, anche se poi Galano ha fatto 6 gol, però le caratteristiche non sono quelle proprio della punta, sono giocatori che sono seconde punte, mezze punte, chiamiamole come volete, trequartisti, vale per Martigno, vale per Purlani, Parigini pure non c'è, quindi lì siamo veramente in grande emergenza e quindi andiamo sempre a cercare soluzioni alternative per cercare sempre di essere più prolifici, perché il problema alla fine nostro è quello. Cioè, a voglia parlare, io leggo, ogni tanto leggo, non leggo molto, ma leggo da tante cose, ma il calcio poi è molto semplice. Quando siamo stati tutti e ci avevamo quelli lì, ci divertivamo. Persi quei giocatori lì, chiaramente siamo rientrati un po' in difficoltà e questa poi è la verità. Posso un'ultima domanda?
poi Fabrizio, vero? Giusto Fabrizio? Si è parlato molto dopo la, dopo Salerno Mista, di quella di quel cerchio, qualcuno ha parlato di cerchio magico dopo la partita, cioè? Dei giocatori riuniti di gruppo dopo la gara. A fine partita? A fine partita? Non l'ho visto perché sono andato dentro. Ecco, volevo chiedere, no? Sinonimo sicuramente no, di compattezza, forse. Il gruppo è stracolpito. Noi non abbiamo mai avuto questi problemi. Perché magari non fosse con i giocatori. No, io vado sempre. No, io guarda, venite, se, da quanto è che sto qui? Da novembre, no? Non andate a fare dietrologia, perché sennò fate cazzate, mi dispiace, perché qui mi sembra. Non fate dietrologia. Io a fine partita vado sempre dentro. Da quando che faccio l'allenatore? L'ho fatto in A, l'ho fatto in Europa League, l'ho fatto tutte le volte che mi sono seduto su una panchina, sono andato fuori. Gli unici strappi alla regola che ho fatto sono stati quest'anno, due volte. Una volta con l'Avellino, perché vi ricordate che tipo di partita era, no? Era una partita, avevamo tutti fuori, ha dovuto giocare a scalera, 10 giocatori. Sì, eravamo poi ai minimi termini e sono andato in mezzo al campo ad abbracciare i giocatori e a ringraziare la gente. L'ho fatto in quell'occasione e l'ho fatto in un'altra partita, qui a... non mi ricordo con chi era. Forse a Benevento. No, Benevento ci siamo salutati con l'arbitro, però io non mi fermo mai perché lascio sempre il palcoscenico ai giocatori. Quindi lo faccio quando vinco e lo faccio quando perdo. L'ho sempre fatto, quindi non fate dietrologia. Io manco me ne sono accorto, dico la verità. Tra le altre cose, non me ne sono neanche accorto, ero talmente incavolato. No, no, ma figuriamo, guarda che, scusate un attimo, ma ripeto, non fate dietrologia, no, perché sennò mi dà l'impressione a volte che qui a Bari, per una serie di vicissitudini che si sono attraversate nel corso degli anni, si va sempre a si ritorna indietro. Non è così. Io te lo giuro, io quei ragazzi ho. Guardate, se non ci avessi avuto io stima dei ragazzi, credo anche loro di me, vi posso dire tranquillamente che avevo preso e me ne ero già andato, fidatevi, non c'ho nessun tipo di problema, non è quello lì. Perché i ragazzi sono delle persone serie, noi abbiamo dei buoni giocatori, non saremo perfetti, ma i ragazzi hanno mostrato sempre grande impegno e grande voglia di fare. Ecco perché sono dispiaciuto di questo momento, perché lo viviamo noi, lo viviamo in maniera molto... molto pressante sta cosa. Vorremmo fare molto molto di più di quello che stiamo facendo in questo momento, però purtroppo abbiamo dei problemi oggettivi, non possiamo fare più di quello che stiamo facendo, fermo restando che in qualche partita ci abbiamo messo del nostro, abbiamo sbagliato delle partite, ci mancherebbe, però a sti ragazzi non è che gli si può rimproverare grandissime cose. Io poi rimproverare che forse sbaglieremo un passaggio, che magari abbiamo tirato poco in porta in alcune partite, che avremo sbagliato in occasione di un gol, ma va benissimo, ma sbagliano anche gli altri. Però sti ragazzi, dal punto di vista della professionalità, dell'attaccamento, della voglia di fare, sono un gruppo eccezionale, lo hanno dimostrato anche nella grande difficoltà della partita con la Salernitana, che era una partita insomma che era una partita molto molto importante per tanti motivi, hanno tirato fuori tutto quello che c'era da tirare fuori, da grande gruppo. Poi ripeto, è un gruppo che probabilmente ci avrà qualche limite, perché abbiamo sbagliato qualche partita, ma i limiti che ci hanno tutti, io mica voglio dire. Però ripeto, la sintesi di questa stagione, che deve ancora finire comunque, che non è finita, badate bene, è molto semplice. A volte si va a cercare tante cose, io faccio calcio da tanti anni, da 40 anni, tra giocatore e allenatore sono 40 anni che frequento sto mondo, e se dicono sempre frasi fatte, se va a cercare sempre cose, non c'è, è facile. Noi abbiamo fatto le cose fatte bene dal punto di vista professionale sempre, abbiamo sbagliato delle partite quando siamo andati in grande difficoltà. Quando sta squadra ha fatto, aveva tutti gli effettivi, specialmente quelli, perché poi gli effettivi ce ne so, quelli che servono a cambiare l'inerzia di una partita e quelli che servono a completare il gruppo. Quando gli effettivi erano tutti e c'erano quelli che erano importanti per noi, abbiamo fatto benissimo. E vi dirò di più, abbiamo fatto bene anche quando eravamo in grande difficoltà. Questo significa che la squadra c'ha grande attaccamento alla città e ai colori. È chiaro che quando abbiamo perso dei giocatori di una certa importanza abbiamo avuto difficoltà maggiori. E forse in alcuni momenti ci siamo un po' spaventati. Non, ripeto, dal discorso ambiente, anzi, i tifosi a Benevento, era una partita di Serie A, sembrava, c'era un colpo d'occhio impressionante, sia per quello che riguarda i nostri, che comunque erano fuori casa, sia per quello che riguarda anche i tifosi della Salernitana. Io quando sono stato dentro ho visto che c'è proprio una bella partita, sembrava una partita di Serie A, capito, per l'impatto scenografico e per il calore che c'era. Così come i tifosi hanno fatto nella partita col Verona, grande tifo, poi è normale, siamo andati in svantaggio dei due gol, negli ultimi 10 minuti, c'è stato qualche fischio o striscione, ma quello fa parte del gioco. La gente, a me e alla squadra vi posso garantire che dispiace solo non poter dare qualcosa di importante alla gente, questo è il nostro rammarico. Altri, il resto l'abbiamo fatto tutto quello che c'è da fare, vorremmo fare sempre di più. Ecco perché ti dico, la squadra era un po' sotto pressione, perché magari voleva fare in quel momento
ma non siamo riusciti a fare, anche perché, ripeto, siccome la materia la conosco bene, io sono andato un po' a fare la storia del Bari quest'anno. Il Bari quest'anno grosse debacle, grossi momenti di difficoltà non ne ha mai avuti. Ha perso delle partite fuori casa, è vero, ma poi in casa si è sempre rimessa in rotta di cammino. Poi magari andava fuori casa, perdeva e si è rimessa subito a posto in casa. Il momento, diciamo, più brutto, quello, insomma, chiamiamo il momento di crisi, il periodo di crisi, l'ha attraversata adesso con queste tre sconfitte, no? Perché solitamente i momenti di crisi vengono caratterizzati da 2-3 sconfitte, che il Bari non ha mai avuto. Ha vero, ha perso, però si è rimesso a posto. Poi aveva fatto una striscia importante di risultati fuori casa e addirittura poteva saltare il quarto posto. Però era un'altra storia quella. E poi la storia si è un po' complicata, purtroppo, perché, ripeto, perdere quei giocatori davanti per noi è stato... Ma non voglio mettere, non sto a cercare alibi, è la realtà, perché se vi ho detto, levate a Frosinone un paio di giocatori importanti come quelli che abbiamo perso noi, levateli, e più magari quelli che potrebbero entrare e darti sostegno, toglieteli, poi voglio vedere se è la stessa cosa, oppure togliete un Pazzini al Verona, o togliete un Antenucci alla spalla, o Ceravolo al Benevento, noi abbiamo perso questi giocatori nel momento migliore, ve l'ho detto la scorsa settimana, ci hanno fatto il pesce d'aprile, siamo stati a parlare, è da novembre che parliamo di aprile, di queste 7 partite importanti, speriamo di arrivarci col gruppo carico, col gruppo e poi apriamo persi tutti, non solo, continuiamo, perché poi è impressionante, 2 crociati, 2 legamenti adesso, cioè, è sempre una serie, per fortuna che a centrocampo, bene o male, ora siamo un po' ritornati numericamente a posto, di dietro bene o male siamo numericamente a posto. Il problema è sempre davanti, è davanti che siamo corti e per fare queste imprese, per vincere le partite, bisogna fare gol, bisogna andare a fare e proveremo a farlo con quelli che ci abbiamo, che sono ragazzi che comunque per quello che riguarda la professionalità non gli si può dire niente. Ho visto la partita di Magnero, per me Magnero la partita di Salerno è stata encomiabile, si è dato da fare tantissimo, ha aiutato la squadra e poi è normale, ora dobbiamo cercare di fare gol, perché noi queste partite dobbiamo fare tutte e quattro fatte bene, perché credo che questo campionato debba dire ancora delle cose. Secondo me. Fabrizio? Sì. Visto che domani c'è una partita che nessuno può perdere in sostanza, anche il Pisa sì. Si gioca l'ultima possibilità. Di credo sicurezza. Di sì. Quindi che partita... Questi sono la difesa migliore. Sì, è la squadra che ha preso meno gol, ne ha fatti meno. Bisogna attrezzarci per vincere, ecco, domani dobbiamo sfoderare una partita senza star a guardare troppo per il sottile, noi domani dobbiamo cercare di vincere in tutte le maniere. Perché sono partite adesso che non possiamo permetterci di sbagliare se vogliamo cullare ancora qualche chance. Quindi dobbiamo fare. Intanto dobbiamo pensare alla prestazione, perché noi dobbiamo metterci in testa di fare una grande prestazione, una prestazione sulla falsa riga di quella che abbiamo fatto a Salerno, che secondo me dal punto di vista dell'atteggiamento è stata una prestazione importante. Poi è chiaro, dobbiamo attrezzarci per essere un po' più pericolosi davanti e dovremmo cercare di essere più pericolosi. Però è normale che è una partita importante. Poi, lo sai come funziona, no? Devi guardare questa, noi abbiamo fatto quel periodo di 3 sconfitte eppure stavi sempre là perché poi anche le altre c'hanno delle difficoltà. Senti, a proposito dell'infortunio, sì. Oltre alla sfortuna ti sei dato un'altra spiegazione? Ma guarda, grossi infortuni muscolari onestamente non abbiamo avuti, perché l'infortunio muscolare che si è fatto... Tonucci, parlavo dell'ultimo che si era fatto per esempio Romizzi a Spezia. Quello si è accusato perché è rimasto col tacchetto dentro il campo, per cui sai, non è statistico, ora non mi ricordo bene qual era la percentuale, però ogni 8 ore di allenamento ci sono statisticamente 8 o 9 infortunati per problemi di muscolari, ma non mi ricordo quanti, quindi quella è una cosa statistica dalla quale si sfugge poco. Il problema è che noi abbiamo avuto tanti infortuni da trauma, perché se ritorno indietro, anche tra noi, tra le altre cose, Rajčević per esempio si è fratturato in uno scontro di gioco in allenamento, Morleo si era fatto male alla costola fratturata in uno scontro d'allenamento, Sabelli si è fatto il ginocchio, è andato a calciare e ha scassettato, sti due si sono fatti il problema ai legamenti adesso da scontro, Brienza fallo, batte il ginocchio per terra e gli si rompe il collaterale, cioè abbiamo avuto una serie di poi è normale, poi ci sono statisticamente ci sono anche degli infortuni che rientrano in un range normale, ma noi non abbiamo avuto grassissime cose a livello muscolare. Poi è stata una stagione che per noi è stata un po' più impegnativa e stressante degli altri, visto e considerato che non abbiamo mai potuto gestire perché eravamo sempre di rincorsa e sempre comunque in apnea perché è mancato sempre qualcuno. Una volta in nazionali, una volta le squalifiche, una volta una cosa, una volta un'altra, siamo stati sempre un po' corti, quindi tanti giocatori sono stati sollecitati. Prego. Quindi delle 4 la partita col Pisa si presenta quella più difficile.
Beh, non lo so, questo è sicuramente una partita, io dico la più difficile è sempre quella che arriva prima, e la più importante è la più difficile. Poi dopo fatto questa qui sicuramente quella dopo diventerà la più importante e la più difficile. Noi dobbiamo fare, domani dobbiamo cercare di vincere la partita in tutte le maniere. E non lo so Antonio, poi dipende sempre dai risultati. No. Noi mettiamoci, non lo so, potresti fare 10 punti, potrebbero bastare, non lo so, perché ci sono delle partite, da là ci sono degli scontri, l'hai detto tu stesso prima, no? I scontri tra loro portano via punti, bisogna... Guarda, sto campionato, te lo giuro, guarda, è stato incredibile, perché noi abbiamo perso 3 partite di fila, abbiamo fatto un pareggio e se il Carpi non avesse vinto eravamo un'altra volta dentro quasi ai playoff, pure essendo stati fermi per un periodo. Boh, è un campionato molto strano e soprattutto ha concentrato dei parecchi scontri diretti nelle ultime partite. Come dicevamo noi siamo forse quella che ha meno scontri diretti. È chiaro che c'ha partite difficili, perché comunque l'arte non ti regalano nulla, però ce ne abbiamo meno. L'altra, bene o male, si incontrano tutte. Cioè, già questo turno ci saranno altri scontri diretti. Che bisogna vedere. Ivan, in questo momento non c'è bene, ma no? Non sta ancora benissimo. Convocato. Sarà con noi, ma non è nei 21 convocati. Luca? Non è convocato. Sta col gruppo in ritiro, però, perché noi siamo stati in ritiro da... Cioè adesso tu c'hai... Non è disponibile. Non è disponibile, Ivan. Non è disponibile. Sì, no. Luca? Io ho avuto dei problemi muscolari. Cioè... Io prima non l'ho mai visto. Sì, lo so. Ma in nazionale qual è? Mi veniva a dire quello. Dai, Luca. Il ritiro è stato utile. I ritiri, se sono affrontati con lo spirito giusto, vanno sempre bene. Noi, ripeto, guarda, non so neanche che giudizio date sui ritiri, perché ne ho fatti talmente tanti dei ritiri in vita mia. A volte sono costruttivi, a volte lo sono meno. Come tutte le cose, insomma. Abbiamo ritenuto opportuno fare una cosa del genere, la squadra è stata insieme. Non vuole, ripeto, è il discorso che ho fatto quando abbiamo fatto tutto quel mercato in entrata, che poi comunque tanti sono pure usciti, perché poi noi si parla sempre del mercato in entrata, sono entrati i giocatori ma altrettanti ne sono usciti, non è che abbiamo fatto tutto il discorso, era per non lasciare nulla al caso, no? Giusto? Ecco, io voglio che finita la stagione nessuno possa recriminare, mi riferisco dal mio punto di vista dalla squadra, dovevamo fare qualcosa di più e non abbiamo fatto, noi dobbiamo fare tutto. Il ritiro serve anche per questo, se stiamo insieme siamo ancora di più compatti, ancora di più vicini, può servire per arrivare all'obiettivo. Se stai a ritiro non c'è problema, non è che un mese di ritiro possa cambiare la vita a nessuno, va benissimo, l'importante è che serva per raggiungere quel determinato obiettivo che noi conosciamo. Vediamo, non lo so, senza lasciare nulla a caso, perché dopo magari arriviamo a maggio e diciamo vedi, saremmo andati in ritiro, invece no, siamo andati anche in ritiro, facciamo tutto quello che c'è da fare. Leonardo? Il ritiro intanto, no, il ritiro che finisce oggi, il ritiro comincia oggi, cioè comincia oggi nel senso, oggi è prepartita, è ancora più importante. Ci sono giovani aggregati anche? Ci sono Abreu e Portoghese, e Turi. Enzo, un secondo? Sì, due cose veloci, visto che parliamo anche di molti assenti, a proposito di Firenze, dovessi andare ai Firenze, che è il programma di Firenze? Non lo so. Non lo so, non te lo so dire, perché è un problema che devono valutare i medici, è un problema, un ginocchio, capito? Non è un problema, che ne so, a muscolo che uno dice, sai, string, è un problema in ginocchio, si parla di un legamento, per cui, sai, bisogna vedere il ginocchio come reagisce alla stabilità. Lui, devo dire, che sta abbastanza avanti con il lavoro, perché poi Brienza, da professionista qual è, si è subito messo nelle condizioni di cercare di recuperare in fretta, così come stanno facendo gli altri, però non lo so, che ti dico. No, non c'è Floro Flores, si sta curando, no? Abbiamo scritto che non era disponibile per questa partita. No, Calucci campionato finito in quel. Non ti dico di sì, ma è molto probabile. Però, che ne so, teniamo sempre una finestrella aperta. Ma tu devi pensare a Bari, ci mancherebbe altro, però paradossalmente puoi dare il colpo di grazia a Pisa, che è stata una squadra. Io ricordo di Pisa, è bellissimo, perché è stata la mia prima squadra che da giocatore ho col Pisa, ho seguito in Serie A, per cui ne ho già parlato del Pisa, è una società che mi piace, insomma, ti ripeto, ricordi passati, sono stato benissimo, ringrazierò sempre ancora Dani perché mi ha permesso di giocare in Serie A, però insomma parliamo dell'84, per cui... Sono passati tanti anni, insomma, fermo restando che ho sempre grossa simpatia nei confronti della piazza, della città, dove sono stato molto bene. Domenico?
Mister, sul modulo non lo so, ma chi siamo? Siamo a contare i giocatori? Io non so pensare nulla. Le ultime domande, per favore. Non è che stiamo ragionando su un po' di cose, stiamo vedendo, sai, parlare di modulo oggi, diciamo, davanti siamo probabilmente con la canna del gas, e ora vediamo quello che riusciamo a tirare fuori questi giorni. Devo parlare con un po' dei giocatori, voglio capire bene. Mister, pensando anche al carisma dell'allenatore del Pisa, no? Sì. E al momento il campionato veramente molto tribolato da ogni punto di vista. Chiedo forse la maggiore insidia e la dignità, no? Certo. Vorrebbe chiudere il campionato. O certo. Si aspetta una squadra, diciamo, più rassegnata? No, non mi aspetto nulla rassegnato, perché io nel calcio, al di là dei tanti discorsi, non mi ho mai regalato nulla a nessuno, e tutto quello che sono riuscito a fare me lo sono sempre dovuto guadagnare, e non credo a questi discorsi qua. Pisa comunque, al di là che ancora ha delle possibilità, ma la matematica ancora non lo condanna, e quindi ha ancora delle possibilità, ma poi la professionalità dei calciatori, che verranno sicuramente a mettersi in mostra. Comunque c'è un altro campionato poi da affrontare. Io ho letto le interviste dei proprietari del Pisa, che stanno comunque già pensando, eventualmente dovesse accadere di andare giù, stanno già pensando a ricostruire. Questo significa che è una società importante, che è una società che già comincia a progettare, cioè hanno idee chiare. Quindi i giocatori che stanno ora a Pisa, magari qualcuno vorrà riconfermare la presenza a Pisa, appunto, e quindi dovrà giocare in una certa maniera. E comunque quelli che vorranno andare via dovranno impegnarsi se vogliono trovare acquirenti, se no dove vanno? Quindi sarà una partita, non guardate la classifica, sarà una partita molto difficile. Poi basta prendere Entella Latina, eh? Non è che dobbiamo andare tanto lontano, eh? Entella Latina è stata qualche giorno fa, vedete? E quindi scelte obbligate. Oggi potrebbe essere sempre un dubbio Martigno. No, Martigno la scorsa settimana ha riposato per turnover, chiaramente, perché non molto probabile che Martigno torni. In alcuni reparti possiamo anche scegliere, onestamente. Centrocampo posso scegliere, posso calibrare bene le cose dal punto di vista del turnover, eccetera, eccetera. Ma probabilmente centrocampo probabilmente sì, perché abbiamo giocato delle partite ravvicinate e voglio provare a rimescolare un po', a mettere gente un po' fresca, e ora vediamo, ci sto pensando. Davanti Maniero sicuramente gioca, perché non ce n'abbiamo, onestamente, poverino. Poi lui che ci ha avuto un'annata un po' tribolata, e magari questo periodo qui poteva giocare, fare pure lui, poteva giocare sempre invece, e quindi Maniero sicuramente gioca. Ora stiamo vedendo di scegliere bene quelli che gli giocheranno vicino. Ci devo parlare, perché lui pure viene a due partite, Calano pure sta stringendo i denti per altri problemi, ma non, ce ne abbiamo avuti. Qui sembra, sai, a volte che noi non vogliamo fare, sapesse quanti problemi ci abbiamo noi, Michele, e ci abbiamo avuto. Michela? Settimana scorsa c'è stata anche una lettera di sostegno, Maniero, da parte della fidanzata, una lettera pubblica. Sì. Perché Maniero torni il trascinatore, alla fine è lui che concentrava. Sì. Ma sì, probabilmente, sai, c'ha bisogno di un gol, c'ha bisogno un po' di... Quest'anno Maniero ci ha avuto 2 miliardi di problemi, fidatevi, ce ne ha avute tante. Per cui la stagione, diciamo, è stata un po' travagliata per lui. Però io dico sempre che poi c'è sempre spazio per rimettersi in corsa, no? Cioè, sono queste 4 partite. Lui, secondo me, Salerno, dal punto di vista dell'impegno, della voglia di fare, ci ha fatto salire, ha combattuto su ogni pallone. A me è molto piaciuto, gli ho fatto i complimenti a fine partita. Ora stiamo cercando di metterlo nelle condizioni di essere un po' più pericoloso sotto porta, perché noi abbiamo bisogno dei suoi gol. L'ultima, Luca. L'ultima, per tornare sul discorso della quota playoff, le prime risposte, sì, potrebbero bastare anche 10 punti. Non lo so, possiamo dire che servono almeno 10 punti. Ma probabilmente sì, credo sì. Poi, che ti dico, se c'è Amoria, però non credo, però credo che probabilmente 10 punti ci vogliono, sennò diventa difficile. Va bene? Se posso fare una battuta? Prego. Le drammatiche della persona infortunati, perché sì, la città di Bari entra nella settimana più importante dell'anno, che è quella di San Nicola. Magari un pensiero anche per ma dopo mi fate, siccome già ci avete già ammazzato questa settimana tutti, ora mi vorrete far tirare addosso anche gli strali del vescovo o della chiesa, che magari dicono: guarda sto scemo, mischia sacro a profano. Non lo farò mai. Di San Nicola, grande devozione, perché per i baresi San Nicola è una figura tremendamente importante, per cui grande devozione, siamo tutti, perlomeno sono cristiano, per cui grande devozione, però lasciamolo stare per cose forse più serie e più importanti. Noi da Nicola comunque da sopra la mano, io penso che ce la dà. Grazie. Buona giornata. Ciao. Ma come arriva a 9 in panchina? Come arriva a 9 in panchina?